Sono cresciuto inseguendo il miraggio di incarnare i sogni e ora credo di esserci riuscito. Ho fatto dei miei sogni la mia vita e il mio lavoro. Non riuscivo a rendermi conto di cosa fosse successo. Non sapevo della malattia di Carlo. Febbraio 2003. Giornali e televisioni di tutto il mondo parlano di una polmonite killer, un'epidemia che si sta diffondendo a macchia d'olio dall'Oriente. La psicosi dilaga. Tutti cercano mascherine da indossare per evitare il contagio. Non se ne sa molto, ma la paura oltrepassa le frontiere. Sono i giorni della SARS, sindrome respiratoria acuta severa. 29 marzo 2003. Le agenzie di stampa di tutto il mondo diffondono la notizia che un medico italiano è morto a Bangkok. Si tratta di Carlo Urbani, un infettivologo originario di Castelplanio, un paesino in provincia di Ancona. Quel medico italiano, cresciuto in questo angolo suggestivo delle Marche e sconosciuto ai più fino a quel momento, muore in una stanza isolata di un ospedale dell'Estremo Oriente. È il primo italiano vittima di quella malattia. Proprio lui che per primo l'aveva individuata. Proprio lui che tante battaglie aveva vinto fino ad allora. Senza troppa notorietà, senza clamore, ma con l'orgoglio di chi ama fare il proprio lavoro al massimo delle possibilità, anche quando una battaglia potrebbe essere l'ultima. Non pensavo fosse una cosa così grave, pensavo fosse una cosa risolvibile. Non ha scelto la morte, però la morte lo ha trovato lì dove lui si è dato agli altri. Tutti da quel momento in poi vengono a sapere dell'esistenza di Carlo Urbani, il medico senza frontiere che viaggiava tra Cambogia, Vietnam e altri luoghi difficili, come si vede in queste immagini amatoriali che la famiglia ci ha concesso in esclusiva. Vincitore nel 1999 del premio Nobel per la pace con Medici Senza Frontiere, dirigente dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma soprattutto l'uomo che ha isolato il virus killer. L'uomo che ha fatto da cavia con il suo stesso tessuto polmonare per gli studi sulla SARS. Un eroe, si dice subito, uno che con il suo sacrificio ha permesso di salvare molte vite. La signora Maria, la mamma di Carlo, ci accoglie nella casa dove Carlo è nato e cresciuto e ci fa entrare nello studio pieno di fotografie e di oggetti che il figlio amava portare da quei luoghi lontani dove svolgeva le sue missioni. Questo è lo studio di Carlo. Io partirei dall'osservazione di quella carta geografica che ci fa vedere Carlo che spazia nel nostro planisfero. Carlo diceva: mi vedo quando andrò in pensione affacciato a guardare questa bella valle. And now the end is near, so I face. Mentre parla con noi, sembra quasi che lo immagini lontano, in una delle sue missioni in Vietnam o in Cambogia, alle prese con qualche malattia da debellare. Come se si aspettasse prima o poi di vederlo bussare a quella porta, di ritorno da uno dei suoi tanti viaggi. Carlo aveva, nel visitare i luoghi, una passione per la cucina. Lui sapeva sentire gli odori di quei luoghi e quegli odori li raccoglieva nelle spezie che qui troviamo e poi catalogava con attenzione e utilizzava nella cucina. Oltre le colline marchigiane in cui era cresciuto, il suo sguardo era rivolto a quei paesi dove la vita spesso vale meno di niente, dove l'accesso alla salute è un miraggio, dove si muore per una banale infezione, per una ferita non curata o per un parassita che si potrebbe combattere con pochi centesimi di euro. Il suo essere per gli altri era legato, secondo me, profondamente all'amore che aveva di quella professione. Carlo Urbani ha fatto della sua vita un sacrificio. Questo essere medico, medico delle malattie tropicali, medico nel sud del mondo, era certamente una vocazione. Era, chiamiamola pure, una chiamata di Dio. E proprio questo, forse, è l'aspetto di Carlo rimasto più nell'ombra. L'uomo concreto e il sognatore,
Il Carlo concreto lavora al reparto malattie infettive dell'ospedale di Macerata, ma il Carlo sognatore non può perdere l'occasione di missioni all'estero con Medici Senza Frontiere. Quando hanno deciso di andare in Cambogia, proprio la Cambogia con figli piccoli, la vedevo una cosa, una scelta pesantissima. Quando fu chiamato da Medici Senza Frontiere nel 96, ci fece questa proposta se volevamo seguirlo in Cambogia per un anno e io non dicevo mai di no. Collabora con l'OMS, ma ai panni del diplomatico preferisce il camice bianco, perché per lui il suo posto è vicino alla gente. Carlo ci invita a non essere egoisti, ci ricorda che qualche volta gli altri vengono prima. Marito e padre di tre figli, Carlo ama la sua famiglia e la sua Castelplanio. Ma a un certo punto si trova di fronte a una scelta importante. Da una parte la proposta di diventare primario all'ospedale di Macerata. Per me era un motivo di gioia perché era una promozione e vedevo la famiglia realizzata. Dall'altra parte, la proposta dell'OMS per il Vietnam. La decisione per Carlo non è facile. Quando poi ricevette la proposta per il Vietnam dall'OMS, mi fece la domanda: volete venire? Io subito sì. Non si può vietare a un figlio dicendo no, questo no. Però poi che si fa? Si piange di nascosto, si gioisce, poi si va a trovarli e si condivide. Comunque lo diceva sempre prima a me, perché diciamo è un po' il complice di queste partenze. Quando ero in Vietnam sono andata a trovarlo, lo vedevo realizzato, felice. Spesso partiva in missione, quindi magari a volte era poco presente in casa, però quando c'era era molto intenso come rapporto. Però era quello il suo sogno, stava camminando nel suo sogno. Ed è proprio inseguendo il suo sogno che Carlo va incontro a un destino crudele. Tutto inizia da un hotel di Hong Kong. È lì che ha soggiornato Mr. Chen, l'uomo che il 28 febbraio 2003 viene ricoverato nell'ospedale di Hanoi, in Vietnam, con febbre alta, tosse e difficoltà respiratorie. Carlo Urbani da 3 anni è in Vietnam con tutta la famiglia per l'OMS. Il paziente Chen non è certo un suo problema, ma quando ad Hanoi arriva un caso preoccupante, spesso il primo pensiero è quello di chiamare lui, perché nell'ambiente tutti sanno che Urbani è uno che non si tira mai indietro. Lui era un funzionario, ormai il medico non lo faceva più. Era un funzionario dell'OMS e non è che stava dentro gli ospedali. Lui è intervenuto perché tutti sono fuggiti. Appena visitò questo paziente, si rese conto della gravità della malattia e pensò anche che era possibile contrarla in maniera immediata. Quando la moglie gli dice scappiamo in Italia perché c'è questa epidemia, lui risponde: io sono un infettivologo. Se di fronte alla malattia scappa l'infettivologo, chi resta? Avendo capito che si trattava di una cosa seria, si è buttato in sostanza, anche se non era compito suo. Urbani capisce subito che quella forma atipica di polmonite costituisce una seria minaccia per il mondo intero. Notte e giorno invia mail allo staff dell'OMS per informarli della situazione. È una corsa contro il tempo. Le condizioni del paziente peggiorano. Lo abbiamo sottoposto a tracheotomia alcune ore fa. Intanto, molti medici e infermieri sono stati contagiati. Ho un ospedale pieno di infermiere che piangono. La gente corre e urla ed è totalmente terrorizzata. Non sappiamo cosa sia, ma non è influenza. Urbani capisce che non c'è più tempo e convince l'OMS a lanciare l'allarme e bloccare le frontiere. L'intervento di mio padre per bloccare la SARS è stato fondamentale, soprattutto perché non c'erano esperti in malattie infettive che in quel momento riuscivano a determinare cosa fosse questo nuovo virus. Quindi lui fu molto bravo a riuscire a lanciare l'allarme, perché l'allarme lo lanciò, però fu molto difficile far credere, soprattutto ai vari governi, che era una cosa seria e grave. Ma per Carlo è ormai troppo tardi.
in volo per Bangkok per una conferenza, inizia ad accusare qualche disturbo. È come se gli mancasse il respiro. Una lieve tosse gli scuote il petto e immediatamente capisce. Dava quasi per scontato che si sarebbe ammalato anche lui, perché comunque questi nuovi virus quando escono contagiano molto velocemente. Non sapevo della malattia di Carlo. Io ero in contatto con Giuliana, la quale mi diceva che lui era in ospedale perché controllava il decorso della malattia, dell'epidemia, ma non sapevo altro. Fa chiamare un'ambulanza e rimane ad aspettarla in silenzio, in un angolo appartato. Intima ai colleghi di non avvicinarsi. Il suo primo pensiero va ai figli. Sa che non potrà più rivederli, nemmeno per un ultimo abbraccio. Appena ebbe i primi sintomi, i primi colpi di tosse, si rese conto che si stava ammalando e quindi decise subito di allontanarsi e di isolarsi per evitare di contagiare noi, ma anche altra gente. Chiese a mia mamma di mandarci a casa, quindi da un giorno all'altro io dovetti partire con mio fratello e mia sorella. Poi mia mamma appunto quel giorno mi disse che mio padre si era ammalato e quindi lei sarebbe rimasta lì a Bangkok con lui e noi saremmo tornati a casa. Io avevo chiesto ai figli come mai erano venuti soli e dicevano perché c'erano delle vacanze in Vietnam e quindi stavano qui. Però sentivo che c'era qualcosa che non andava. Ricoverato in isolamento all'ospedale di Bangkok, Carlo combatte la sua guerra personale contro la SARS. Ha avuto la preoccupazione di ordinare ai colleghi medici di prendere un pezzo del tessuto dei suoi polmoni perché si sarebbe studiato il morbo e si sarebbero salvate altre vite. Una volta che si è trovato in ospedale a Bangkok, intubato, eccetera, ha capito che purtroppo non c'era più niente da fare. Diciotto lunghi giorni, ad assisterlo e a fargli coraggio la moglie Giuliana. Ma lui è un medico. Lui è il medico che per primo ha isolato quel terribile virus. Non può ingannare se stesso. La sera prima avevo un'irrequietezza, per cui ho anche telefonato e dico per me c'è qualcosa sul caso che non mi volete dire. Sono andata poi a dormire e la mattina in camera ho visto entrare i figli, Don Mariano, un amico di Carlo medico, e ho subito capito che era arrivata la notizia. Fino al giorno della morte, non, un po' perché non volevo pensarci, ma un po' anche perché comunque non me ne rendevo conto, non pensavo fosse una cosa così grave, pensavo fosse una cosa risolvibile. Sono stati su molti quotidiani articoli in cui si parlava di qualcuno che aveva combattuto credendo nella pace. E si parlava di Carlo. Ricordo la mattina che mia zia mi disse che appunto era morto. Fino al giorno prima io ero tranquillissimo perché dicevo non succederà niente. Quando mi disse che era morto all'inizio credevo non fosse possibile una cosa del genere, poi invece era vero. Quando l'ho ricevuto come notizia della sua morte mi ha fatto stizza. Proprio il ricordo la mattina di essere andato in chiesa e dire Signore, ma perché? Perché muore uno così? Un grande giornalista scomparso, Enzo Biagi, scrisse se sui libri di scuola ci fossero ancora pagine bianche, su queste bisognerebbe raccontare di Carlo Urbani. Troppo difficile per la moglie Giuliana ripercorrere quei momenti terribili. Preferisce non apparire davanti a una telecamera.
L'abbiamo incontrata e ha scelto di ricordare Carlo leggendo per noi una lettera del marito sulle note di My Way, la sua canzone preferita. Poche sere fa, dopo cena, sono andato in moto fuori città per una piccola fuga, per perdermi nella notte e nelle vie sconosciute. Era bellissimo. Rane ed altri animali commentavano lo splendore di un cielo fitto di stelle. L'unica angoscia è che tutto scorra troppo in fretta e che poco mi resti tra le dita. Mi chiedo cosa restituire in cambio di quanto ricevo. Credo che Carlo non sia stato né un eroe né un santo, però nella misura in cui una persona ha portato fino in fondo la sua missione, questa è la santità del laico oggi.